Buongiorno cuccioline e cucciolini, come state? Noi ieri abbiamo festeggiato Vanessa, la comunione di Vanessa che avrete già sicuramente visto. Se non avete visto il video, andatelo a vedere. C'è solo un piccolo problema, che io e il papà di Vanessa avevamo preso un regalo per la comunione che non è mai arrivato, nel senso, starà per arrivare, ma purtroppo non è arrivato nei tempi previsti e quindi poverina non ha ricevuto da parte nostra nessun regalo. Quindi ho deciso di farglielo. Stanno per uscire per la pausa pranzo, sia Vanessa che Anastasia, quindi andremo a pranzo da nonna Elisa, ma dopo l'uscita delle 4:30 chiederò a Vanessa se vorrà scegliere il suo regalo e vediamo che cosa vorrà comprare. Simba, Gianni, Ani, sai che siamo in pochissimi? Mancano 11 bambini. Sono rimasti tutti a Noi casa. siamo in 8. Siamo in 5 femmine e in 8 maschi. Noi siamo 9 femmine e 2 maschi. Mamma mia, ma come mai tutti a casa? Perché ieri c'è stata la Tu non comunione. Allora, ascoltate, stavo parlando con i nostri cuccioline e stavo dicendo appunto che ieri c'è stata la tua comunione e che però purtroppo non è arrivato in tempo il tuo regalo da parte mia e di papà, giusto? Allora, ho detto ai nostri cuccioline che oggi dopo la scuola, se vi va, ti volevo portare a scegliere il tuo regalo per la comunione. Sei d'accordo, Vanessa? Tu anche? Mi porto la merendina e quindi poi andiamo a scegliere il tuo regalo? Dove vuoi andare? In quale negozio vuoi andare? Vuoi andare al Toys? Ok, va bene. Adesso andiamo dalla nonna che ha preparato le lenticchie che avete chiesto stamattina e andiamo a mangiare. Poi si ritorna a scuola, ok? Siete stanche? No? Ani, non hai caldo? Hai il maglione, il giubbotto? Io ho caldissimo per te. Spogliati. Ani! Aprici, dai, Ale! Lei si diverte un mondo quando arriviamo qua. Anastasia! Guarda che se prende l'ascensore da sola l'ammazzo. No, Cosa ha schiacciato? Apri! Anastasia! Anastasia, la smetti di fare la monella? Ani, entra! Hai paura? Tu non entrare mai in un ascensore da sola, eh? Non fare la monella. Ciao, cucciolini! Ciao, Buongiorno. allora bambini, mangiano ancora qua i miei nipotini. Ti piace Esatto. la cucina della nonna Elisa, eh? Sì, le lenticchie della nonna. E non mi Ciao, salutate, nonno. non mi salutate. Buon appetito. Grazie, voi avete già mangiato? No, che mangiate? Ah, Mangiamo insieme. ok. Grazie, buon appetito. Buon appetito. Zitto, amore. Amore, mangiare le lenticchie, non il pane, eh? Ora, cucciolini, Vanessa è stanchissima perché ieri sera abbiamo fatto molto tardi, stamattina sono andata a scuola e vuole riposare un'oretta, ma vuole che gli racconti una storia. Ma è la storia di Cappuccetto Rosso. No. Una me la invento? Va bene, allora riposati, ci vediamo tra un'oretta. Ok, andiamo a scuola. Io e Vanessina abbiamo fatto un riposino. Sì, e tu hai parlato tutto il tempo. Tantissimo, ti sentivo. Sei un pochino più riposata? Sì, davvero? No, sono contenta. Siamo arrivate davanti alla scuola, ci siamo solo noi, quindi questo significa che siamo usciti solo noi a pranzo? No, arriva un'altra Sei bimba. andata via, Sin. Ho visto, visto. Va bene, vi saluto, ci vediamo dopo, così andiamo a scegliere il tuo regalo, d'accordo? Buona scuola, buon rientro. Ciao cucciolini, stanno per uscire Vanessa e Anastasia e finalmente andremo a scegliere il regalo per Vanessa. Secondo voi, Vanessa, che cosa sceglierà? Vi do un suggerimento. Vanessa sembra una bambina un pochino più matura della sua età. È una bambina un po' più matura della sua età, ma nonostante tutto, grazie a Dio, le piacciono molto i giochi. Quindi, secondo voi, che cosa vorrà Vanessa? Scrivetemelo nei commenti e vediamo chi indovina. Avevi sonno, amore, a scuola oggi? Però abbiamo giocato insieme. Avete giocato in giardino insieme? Vi siete Sì. incontrate? Oh, che bello! No, perché l'ho seduta sulla panchina. Chi? Perché Vanessa. era stanca la mia bimba. Andiamo a scegliere il regalo, amore? Anastasia, ascoltami. Ma posso prendere anche due No. regali? Sì. Ascolta, attenta la macchina. Ascoltami. Siamo qui per il regalo di Vanessa della comunione. Ripeti insieme a me. Siamo qui per il regalo di Vanessa della comunione. Ripeti insieme a me. Ci sono anch'io. Ci sono Ciao. anch'io. Adesso sono come il prezzemolino, sembri In in mezzo. mezzo. Dove sei, Ani? Dai, andiamo. In quale mondo entriamo? Delle bambole? Guarda che bella questa casa, Vane. Che bella questa casa. Che bella.
Oddio, Anastasia, lo stai scegliendo tu? No. Ah. Ok. Il camper delle... No, però cosa c'è dentro? Ma io voglio una casa delle Barbie. Ah, sì? Vuoi la casa delle Barbie? Sì. E c'è la casa delle Barbie? Eccola. Dove? Questa? Ma con l'ascensore, mano in E c'è, questa è questa. L'ascensore dov'è? È questa l'ascensore? No, quella è... È l'ascensore, guarda. Ah, che bella. Sei sicura che vuoi questa? No, è brutta. Non ti piace? Posso fare qualcos'altro? Non c'è nulla per la casa delle Barbie. Brava, amore. Vedi? Io direi di prendere... Come la LOL? Sì, come no? Dai, 209! Ma va, va, ce l'abbiamo ed è in un angolo. Dai, Vanessina, ascoltami, sei grande. Ma perché non andiamo a comprarci un miliardo di vestiti? Che sei grande. Ok, allora quello che vuoi, ti piacciono i giochi? Ci sono anche i giochi in scatola, eh. Dai, andiamo. Dani, guarda! Non urlare. Prendere anche un'altra casa di qua. Va, piccola. Sì. Va bene? Sì, no, no, no. Perché domani arriva anche quel regalo che non è mai arrivato perché stamattina mi sono informata. Vane, Vane. Guarda che qua ci sono tutte queste cose che ti piacciono, della cucina. Allora, dai, qua ce ne sono tante. Ce ne sono piccolini, vediamo che guardo anch'io. Quelli sono guarda. Le carte di uno. Posso? Sì, non mi ricordo più come si gioca io, però. Una volta sapevo giocare. Sono già. No, quella, infatti, quella confezione è rotta. Guarda che qua ce ne sono altri, L'eredità. Dai, bello! Ma cos'è? È quello, E come si fa? Bisogna capire. Guarda, il microscopio che lo volevi. E cos'è che fa? Puoi vedere qualsiasi cosa con il microscopio. Non so, amore, non ti ispira? Asia, scegli la colla, visto che anche tu vuoi qualcosina, prendiamo le colle per fare gli slime. Ti aiuto. No, basta, basta. Basta, va bene così. Postiamo. No, basta, va bene con questa mi piace. Posso questa? Questa è figa pure. Questa è figa. Ani, parla bene, Ani. Questa è bella, si dice. Ma quanti ne hai? Prendi anche quella per basta, basta! Questa perché piace a me. Liquido verde. Girettino sulla Ferrari. Allora ti aspetto a casa? Non andare veloce. Vai piano perché ti danno la multa. Ti tolgono la patente. Cosa vuoi? Ma come fai a dire che a lei ho preso che cosa e a te niente, che ho speso una barca di soldi per te? Ma non ti piacciono? No. Le patatine al mais ti piacciono? Non so quanto costano. 35. Ma va, quello è il numero. Scusi. Mi devo spostare? Vai piano sì. È stata faticosa la strada? Sì. Meno male che sei arrivata sana e salva. Merenda. Pausa merenda. Sei contenta? Che anche oggi sei riuscita a ottenere quello che volevi? Al mio prenderò 100 cose. Al tuo cosa? La tua comunione? Vabbè. Cos'è che ha detto? Che alla sua comunione prenderà 100 però cose. La prima cosa sarà la casa delle LOL. Quella che ha visto adesso quando sì, la prima. Sì, certo. Dove la mettiamo? È grande come casa nostra. Vane, tu sei contenta dei regali? Come si dice? Grazie. Prego. Vedere, Ani? Questa pigiada, magari questa cambia colore, diventa sì, grigio. Questa cambia però colore, è fighissima perché fa diventa oro. Ma che bella, ti sì, piace tanto? Sì. La vuoi scegliere tu quindi, per Giada? Sì. La vuoi scegliere tu? Va bene, prendiamo questa? Però dobbiamo guardare la taglia, Sì, guardo. Dove c'è scritto? Questa è da 14 e 15 anni. Non va bene, amore, Giada è più piccola. Scegliamo la sua taglia, dove l'hai presa? Sì, l'ho presa da... Era la... Non ce più. Era l'ultima, mannaggia. Perché era bella. Guarda là c'è un altro, proviamo. Prova a vedere, dai. Potete prendere anche qualcosina da vestire, fammi vedere. Allora, questo qua è per Giada. Sì, abbiamo preso un pensierino a Giada per la comunione. Bella. Ok. E per me invece queste due magliette. Belle, ti piacciono? Sì. Vuoi anche un pantaloncino, qualcosa? Ne hai a casa? Sì? Cosa succede? Ma va, perché? Cos'ha? Non sta bene? Sì. Aspetta, fammi vedere cos'ha. No, non ce l'ho in mano, amore. Un attimo.
Cosa c'è, amore? Cos'è successo? Non ti senti bene? Hai i brividi ancora? Ho voglia di confetti. Ti sento leggermente calda, però io ho le mani fredde, quindi non so. Tu che sintomi ti senti? Ho mal di testa. Ma i brividi li hai ancora? No. Proviamo la febbre? No, voglio confetti, mi viene tutta voglia. Adesso te li do. I miei. Anche quelli, gli altri, che sono buonissimi, no, ok? I miei, miei. Va bene. Proviamo la febbre? O no? Non lo so. Mamma. Sei tanto stanca. Sì, questo qui verde, prendilo, ci arrivi? Sì. Non farlo cascare, eh? Dai, andiamo a provare la febbre. Secondo me è tanto stanca. Comunque ieri si è stancata e siete andate a dormire tardissimo. Magari ha preso un po' di freddo. Certo, ieri faceva freddino. Ieri mattina faceva tanto tanto freddo. Anch'io ero tutta scoperta sul petto. Comunque dai, vediamo. Poi nella sua classe ci sono un sacco di casi di varicella, però lei l'ha già fatta. Cos'è la varicella? È una malattia infettiva, vengono tanti puntini rossi. Se tu non l'hai fatta, però lei che l'ha già fatta non la può trasmettere, non la può prendere neanche trasmettere. Quindi speriamo che nella tua classe non si scateni la varicella, perché altrimenti tu la potresti prendere. Questo termometro è rotto, non riesco a misurare, è rotto, non so, forse si è rotto in viaggio, non me ne sono accorta quando siamo andati in crociera e non ho un altro termometro, vabbè, giù non sono andata a controllare. Per ora non mi sembra tu abbia la febbre, comunque se la febbre ti si alza io me ne rendo conto, tachipirina ce n'è e più tardi mi dici come stai, va bene? Adesso ci guardiamo un film e poi mi dici come stai. Comunque secondo me Vane tu sei solo tanto tanto stanca. No, mano. Sì, amore. È calda adesso, solo che sta dormendo. Proviamo a svegliarla un pochino. Vane. Vane. Girati, amore, ti devo misurare la febbre, tutta rossa. E l'abbiamo provata. Non c'è la febbre. E non ce l'ha, però non sta bene. Ha il mal di testa forte. Vediamo domani mattina cosa succede, ok? Diamo la buonanotte ai nostri cucciolini? Guardate. Sì, amore, tu sei stata appunto da una zanzarina. Sta venuto ogni giorno. Eh? Sta venuto ogni giorno, anche quando avevo 5 anni. Starnuti. Sì. Diamo la buonanotte. Cucciolini e cucciolini, iscrivetevi al canale, attivate la campanella e lasciate un bel like a questo video. Ciao!